Prima di parlare proprio della conservazione sostitutiva degli altri documenti, mi volevo soffermare un attimo sulle modifiche che sono state effettuate in merito alla memorizzazione dei documenti, dei dichiarativi in DocuVision. In particolare, siccome nell'installazione possono essere presenti sia documenti, diciamo, di tipo aziendale per quanto riguarda i dichiarativi, quindi proprietà dell'azienda, piuttosto che le copie del commercialista, gli analisti hanno deciso di vincolare la proprietà del documento al soggetto che esegue l'invio telematico e sulla base di questo anche pilotare in quale database il documento deve essere memorizzato. Prova a spiegarmi meglio. Allora, se si effettua l'invio, se diciamo viene archiviato un dichiarativo e l'intermediario associato è un soggetto che nell'anagrafica è stato codificato con tipo fornitore 1, quindi un soggetto che invia le proprie dichiarazioni, a quel punto il documento viene considerato un documento, diciamo, aziendale. E per tale motivo salvato nel database aziendale. Se invece l'intermediario utilizzato è stato codificato con tipo fornitore diverso da 1, tipicamente il 10 per il commercialista, a quel punto quel documento viene considerato, diciamo, copia del commercialista e come tale salvato nel database dei dichiarativi. Se per un qualche motivo nell'anagrafica dell'intermediario non è stata indicata la partita IVA, il programma non effettua la stampa su DocuVision. Infatti, quando si effettua l'anteprima su DocuVision di un dichiarativo, il programma poi, al termine dell'operazione, mostra un elenco di tutte le aziende, le pratiche che ha elaborato e definisce anche per quali di queste eventualmente non ha potuto fare la stampa, perché magari appunto manca la partita IVA nell'anagrafica dell'intermediario. Per tale motivo, quindi, è stato introdotto un nuovo campo nell'anagrafica dell'intermediario per l'intermediario di tipo persona non fisica, mentre per le persone fisiche era già presente. Quindi c'è questo campo partita IVA. Nel momento in cui si effettua la stampa di un dichiarativo, il programma che cosa fa? Controlla qual è l'intermediario, va a vedere se nella sua anagrafica è presente la partita IVA. E la riporta in questa nuova sezione dell'anagrafica gestione documento che si chiama intermediario documento, quindi la riporta qui. Di conseguenza il documento viene salvato nel database dei redditi se l'intermediario, appunto, vi dicevo, è codificato come tipo fornitore diverso da uno. Ve lo mostro nel programma. Richiamiamo ad esempio l'azienda Est. Ho codificato come intermediario Verdi Antonio, che è tipo fornitore 10 e questa è la relativa partita IVA. Se adesso vado ad effettuare la ristampa di un IVA 11, ed invio l'anteprima su DocuVision, il programma mi dice che effettivamente il documento è stato archiviato, quindi non ha trovato nessun problema in merito anche alla partita IVA. A questo punto vado a richiamare il documento che è salvato all'interno del database dei redditi, proprio perché l'intermediario è tipo fornitore 10. A differenza delle versioni precedenti, per entrare in DocuVision lato redditi, inizialmente era necessario entrare senza azienda aperta. Invece da questa versione si ha la possibilità di operare in DocuVision anche con l'azienda aperta. Quindi avrò il menu DocuVision Commercialista, Gestione Documento, richiamo la mia IVA 11, adesso beh, sapevo qual era il numero. Ok, l'anagrafica adesso è caratterizzata dalla presenza di una I accanto alla sigla dell'azienda che sa identificare appunto il fatto che è presente un intermediario per questo documento. Cliccando infatti su Intermediario Conservatore Documento, mi si apre questa videata in cui viene riportata esattamente la partita IVA dell'intermediario Verdi Antonio. Ok, adesso entriamo invece nel cuore, diciamo, del servizio di conservazione passepartout. Allora, tutti quei documenti che sono diversi da fattura PA, che strati di dichiarativi piuttosto che registri, eccetera, rientrano nel servizio di conservazione passepartout. E per questo bisogna nominare il nostro conservatore esterno in taxi come responsabile della conservazione di questi documenti. Per quanto riguarda Mexal, è possibile inviare in conservazione tutti i documenti archiviati in DocuVision, sia questi generati manualmente piuttosto che da procedura. Questo
Questa è una casistica che era già gestita con la versione 2015i. Per quanto riguarda invece Business Pass oppure Mixal con il modulo dei dichiarativi, si possono verificare tre casistiche. Allora, la prima è che il commercialista provveda a effettuare l'invio dei documenti della sua azienda studio, nonché dei dichiarativi di sua competenza. Anche questa era una funzionalità che era già uscita con la 2015i, ma ha subito una variazione con questa versione. Poi dopo, vi mostro in che cosa è cambiato. Un'altra casistica invece è l'azienda che risulta depositario delle scritture contabili, cioè è lei stessa la depositaria delle scritture contabili. E per questo il commercialista funge semplicemente da intermediario per l'invio in conservazione dei suoi documenti. Anche questa è una casistica rilasciata con la 2015. Quella invece che è stata rilasciata con questa versione è la casistica in cui il commercialista invia non solo diciamo, i documenti dichiarativi di sua competenza, ma anche quei documenti che sono stati generati, comunque emessi dalle aziende e clienti di cui lui risulta depositario delle scritture contabili. Quindi il commercialista non è solamente un intermediario, ma anche un utilizzatore del servizio. E per tale motivo, quando si acquista il servizio di archiviazione sostitutiva, lo si deve acquistare per la partita IVA del commercialista. Come attivare quest'ultimo servizio? Allora, l'attivazione avviene tramite la funzionalità del configuratore, quello che avete utilizzato anche per la fattura PA. Quando si acquista il servizio di conservazione, questo parametro, conservazione scritture contabili fattura PA, risulta di default impostato a sì. Poi abbiamo un ulteriore parametro, azienda del commercialista. Allora, per chi aveva già installato la versione 2015i, questo parametro si chiamava conservazione copia dei dichiarativi. Semplicemente è stata cambiata la denominazione, di default è impostato no, perché deve essere impostato sì solamente nelle aziende studio, quindi l'azienda del commercialista, dalla quale verrà effettuato l'invio al conservatore esterno, quindi a Intaxi, dei documenti, dei dichiarativi, quindi la copia del commercialista, nonché di tutti quei documenti generati dalle aziende clienti di cui lui è il depositario delle scritture contabili. Per attivare il servizio è necessario comunque registrarsi anche sul sito di Entaxi. Quindi, tramite apposito sito, occorre andare ad indicare tutte le informazioni richieste in questa videata, compreso la specifica di un indirizzo mail, nonché nome e password di un utente. A questo indirizzo mail, Entaxi invierà appunto una mail che contiene un link. L'utente non deve far altro che cliccare sul link e quindi confermare la registrazione e successivamente riportare nella maschera del configuratore login e password dell'utente definito in fase di registrazione. Quindi la logica è la stessa di quella che avete utilizzato, diciamo, per la fattura PA. Alla conferma viene creata l'azienda sui server di Entaxi. In ultimo vengono scaricate tre deleghe, quindi una relativa all'atto di nomina del responsabile, una sulle condizioni generali del servizio e l'altra invece relativa alla privacy. Queste tre deleghe sono completate già con i dati del soggetto delegante e devono essere inviate con raccomandata, con ricevuta di ritorno alla sede legale di Entaxi, piuttosto che previo firma digitale all'indirizzo PEC contratti underscore entaxi@pec.it. Con il vincolo che poi anche questi devono essere conservati in sostitutiva. Allora, con questa casistica, diciamo, devono essere salvati sui server di Entaxi anche le aziende clienti di cui il commercialista è il depositario delle scritture contabili. Questa registrazione è diversa da quella che vi ho appena illustrato dell'azienda studio. Per quanto riguarda le aziende clienti, infatti, è sufficiente andare ad indicare nella sezione del depositario o legale rappresentante, quindi questa sezione qui, depositario scritture contabili, la sigla dell'azienda del commercialista. Una volta indicata la sigla dell'azienda, il programma in automatico riporterà nel configuratore, in questa sezione qui, conservazione depositario, la sigla e la partita IVA dell'azienda studio. Ve lo faccio vedere sul programma. Quindi entriamo ad esempio in un'azienda, la 47, che ha la videata del configuratore vuota. Nel momento in cui vado ad indicare nella sezione del depositario la sigla dell'azienda del commercialista, prendiamo Verdi Antonio, quindi la sigla 04, alla conferma, se rientro nel
nella funzione del configuratore, vedete, la videata è leggermente cambiata, nel senso che il parametro azienda del commercialista è stato impostato di default a no e non è un campo editabile, e poi è stata aggiunta quest'ulteriore riga, conservazione depositario, che riporta la sigla e la partita IVA dell'azienda del commercialista. Una semplice conferma di questa videata determina la creazione dell'azienda, quindi il passaggio di stato di questa azienda da vuoto a azienda creata. Non bisogna scaricare le deleghe, perché comunque sia sono sufficienti quelle che ha firmato il commercialista quando ha attivato il servizio di conservazione sostitutiva. L'unica cosa che possiamo consigliare eventualmente è far firmare alle proprie aziende clienti un attestato di conservazione delle scritture contabili, che poi vi mostrerò, che è stato redatto da Intaxi. Quindi, come vi dicevo, semplicemente andando ad indicare l'azienda del commercialista nella sezione del depositario e confermando poi il configuratore, l'azienda cliente viene creata. Una volta attivato il servizio di conservazione, occorre andare ad abilitare le classi documento per questo servizio. In particolare, all'interno delle singole aziende clienti, affinché possano essere inviati i documenti di tipo aziendale, è necessario abilitare le classi documento da questo menu: Moduli, DocuVision, Impostazioni, Classi documento. Mentre nel caso in cui si vogliono inviare in conservazione quelle copie dei dichiarativi, quindi documenti di proprietà del commercialista, occorre andare ad abilitare all'interno dell'azienda del commercialista le classi tramite questo menu, quindi DR, DocuVision Commercialista, Impostazioni, Classi Documento. Per quanto riguarda i documenti aziendali, quindi per questo menu, chiaramente se come tipo di gestione archivio era stato impostato di tipo generale, una volta definita per un'azienda, chiaramente anche le altre si ritroveranno le classi abilitate, chiaramente quelle che hanno tipo gestione archivi generale. Quindi da normativa è richiesto che i documenti possano essere archiviati secondo una determinata classificazione e noi abbiamo preso in considerazione quella che è stata rilasciata dall'Agenzia delle Entrate nel 2012, che comprende 85 documenti, tipologie, 84 tipologie di documenti più una che comprende gli altri documenti. L'attivazione della classe, che può avvenire sia per le classi personalizzate che predefinite, può essere abilitata a livello appunto di singola classe piuttosto che per quelle che lo prevedono, come ad esempio quella relativa ai dichiarativi e versamenti, assegnare un codice di conservazione differente per ogni tipologia di documento. Ve lo mostro sul programma, ad esempio entriamo nell'azienda GTR, quindi questa è l'azienda cliente di cui la 04 risulta depositario delle scritture contabili. Entro all'interno delle classi documento, quindi vi dicevo, posso abilitare la classe a livello di, cioè posso assegnare un codice di conservazione a livello di classe, oppure nelle classi predefinite. Posso andare ad indicare un codice di conservazione per ogni tipologia. Per alcuni di questi, ove possibile, quando si fa l'elenco F2, il programma già propone il codice di conservazione che per noi risulta, diciamo, quello più corretto. Una precisazione: per quanto riguarda blacklist e spesometro, siccome sono dei modelli che sono stati rilasciati successivamente alla classificazione dell'Agenzia delle Entrate, consigliamo di associarli come codice di conservazione l'85, quindi quello relativo agli altri documenti. Se un documento nasce cartaceo, affinché possa essere inviato in conservazione, non basta semplicemente trasformarlo in digitale, quindi dargli un'estensione elettronica. Per chiudere il processo della conservazione è necessario apporre firma digitale. Quindi noi attualmente lavoriamo con Dike, quindi è un programma che deve essere installato in ogni PC del client. Il caso classico è quello della fattura fornitore, quindi ad esempio andiamo in operazione contabile. Nelle fatture ricevute vedete c'è una F.
che sa identificare il fatto che nei parametri ho impostato che il documento deve essere per quel docu affinché quel documento possa essere inviato in conservazione, è necessario prima firmarlo digitalmente. Dunque, per diciamo, archiviare in DocuVision i diversi documenti emessi dal gestionale, è sufficiente inviare la stampa di quel documento sulla stampante DocuVision. Il programma in automatico riconosce, sulla base della stampa che è stata effettuata, qual è la classe di riferimento e dove è richiesto anche la relativa tipologia. Quindi, ad esempio, se vado ad effettuare la stampa del libro giornale, confermo indirizzo la stampa sulla stampante DocuVision. Quando vado a ricercare il documento all'interno del database aziendale, vedete, in automatico il programma ha assegnato la classe 900 delle stampe fiscali più la relativa tipologia, ci ha riconosciuto che si tratta di un libro giornale. Nel caso in cui si volesse fare un'archiviazione, diciamo, manuale dei documenti, ad esempio, ho la fattura fornitore e la voglio associare alla registrazione contabile. Nel momento in cui acquisisco il documento, il programma riconosce che si tratta della classe 600, quella dell'operazione contabile. Però la tipologia occorre inserirla obbligatoriamente, in maniera manuale. Tutti i documenti che sono stati archiviati in classe che sono abilitati alla conservazione confluiscono all'interno del cruscotto conservazione commercialista. Quindi, se entriamo all'interno dell'azienda A04, che è quella del mio commercialista per questa installazione, avrò che tutti i documenti, copie dei dichiarativi, nonché quei documenti che sono stati gestiti dalle aziende clienti di cui il Verdi Antonio è il depositario, li troverò all'interno di questa voce, cruscotto conservazione commercialista. Una precisazione, i documenti invece dell'azienda del commercialista, quindi l'A04, non vengono visualizzati dal cruscotto conservazione commercialista, bensì bisogna entrare in cruscotto conservazione documenti. Quindi, ad esempio, il libro Cespiti dell'azienda A04 lo vedo da qui. Cruscotto conservazione commercialista. Vi dicevo, qui vengono riportati tutti i diversi documenti archiviati in quelle classi abilitati per la conservazione. Sono divisi in base alla tipologia di documento e ogni colonna rappresenta lo stato che il documento può assumere rispetto al processo di conservazione. Quindi nel caso in cui per alcuni documenti era stato abilitato la richiesta della firma digitale, il programma avrà questa colonna da firmare in cui vengono appunto riportati quei documenti che prima di essere inviati in conservazione richiedono necessariamente la firma digitale. Abbiamo poi lo stato da inviare, che sono appunto quei documenti che sono stati archiviati in DocuVision ma ancora non inviati al conservatore in taxi. Lo stato, vabbè, inviato, poi abbiamo lo stato rifiutato o accettato e nel caso in cui è accettato successivamente potrà passare a conservato. Siccome all'interno di questo cruscotto finiscono tutti i documenti delle diverse aziende di cui il commercialista è depositario, se mi posiziono su un tipo documento, il pulsante attivo è dettaglio aziende. Quindi con dettaglio aziende io vedo l'elenco di tutte le aziende che hanno almeno un documento archiviato nella classe, in questo caso il libro giornale. Se entro nel dettaglio tipo documento, vengono visualizzati i documenti a cui fa capo questa determinata azienda. E da questa videata ho la possibilità di entrare in modifica del documento senza operare dalla funzione gestione documento, piuttosto che visualizzarne l'anteprima, oppure lo posso selezionarlo e posso selezionarlo e inviarlo in conservazione. In alternativa potrei anche selezionare l'intera azienda oppure tutte le aziende della videata e inviare tutti i documenti al conservatore, oppure operare anche direttamente qua dalla maschera principale. Quindi invio tutti i documenti indistintamente dalle aziende in cui sono stati salvati i documenti. Nel caso in cui una tipologia di documento contenesse una sola azienda,
Se clicco su dettagli azienda, automaticamente il programma mi salta l'elenco delle aziende perché appunto ce n'è una sola e mi si posiziona direttamente nel dettaglio tipo documento. Vedete qua in alto mi compare nell'intestazione azienda GTR, significa che avevo per quella tipologia di documento solo l'azienda GTR con un documento. Vedete, quindi qui anche nella slide vi ho riportato che per quanto riguarda i documenti, diciamo anche di tipo aziendale, allora una volta posizionati sul tipo documento con dettagli aziende, vedo l'elenco delle aziende che hanno archiviato almeno un documento per quella tipologia. Se vado in dettaglio tipo documento, vedo esattamente l'elenco dell'azienda in cui sono posizionata. Per quanto riguarda invece i documenti dei dichiarativi, si possono verificare tre casistiche. Allora, abbiamo la casistica tre asterischi, piuttosto che quella identificata dalla sigla azienda del cliente, oppure la sigla azienda del commercialista con l'asterisco. Andiamo nel dettaglio. Allora, nel caso in cui trovassi una riga contraddistinta da tre asterischi, significa che si tratta di quei documenti che sono stati generati da delle pratiche che però non sono collegate alla contabilità, cioè non hanno riferimento un'azienda specifica del gestionale e non hanno l'indicazione dell'intermediario. Ad esempio, se mi posiziono sui 730, vado su dettaglio aziende, vedete ho questa riga con tre asterischi, dettaglio tipo documento, vengono riportati tutti quei documenti che hanno la colonna intermediario vuota. E anche l'azienda. Infatti, vedete come intestazione c'è intermediario conservatore assente. Allora, il caso, diciamo classico sono tutti quei documenti generati dai dichiarativi che sono inviati ad OQVision, sono stati inviati ad OQVision prima della versione 2015J, perché l'informazione dell'intermediario è stata introdotta da questa versione. L'altra casistica può essere quella rappresentata da una riga che è identificata dalla sigla azienda del cliente. In pratica si tratta di tutti quei documenti che sono stati generati da delle pratiche che sono però associate in questo caso alla contabilità, quindi hanno un'azienda contabile di riferimento, ma hanno la colonna dell'intermediario vuota. Ad esempio, se vado all'interno della SIM, dettaglio tipo documento, mi verranno riportati tutti quei documenti dei dichiarativi che non hanno appunto la colonna dell'intermediario valorizzata, sono però associati all'azienda SIM, vedete viene riportato qua nell'intestazione, ma sotto la colonna azienda hanno la sigla DR, che appunto mi sta a identificare il fatto che si tratta di documenti che sono stati generati dai dichiarativi. E non sono contabili, quindi. L'ultima casistica per quanto riguarda i dichiarativi, ci può essere una riga caratterizzata dalla sigla del commercialista con un asterisco. In pratica sono tutti quei documenti generati dai dichiarativi, quindi da pratiche che possono essere collegate alla contabilità, ma come no, ma hanno la colonna dell'intermediario valorizzata con la partita IVA del commercialista. Quindi nel nostro caso, dettaglio aziende, se vado all'interno dell'A04, vedete, è la sigla del commercialista con l'asterisco, dettaglio tipo documento, vengono riportati tutti quei documenti che hanno la colonna azienda che può essere compilata con la sigla di riferimento, quindi in questo caso significa che è una pratica collegata all'azienda S piuttosto che all'ASI. Oppure se ce l'hanno vuoto significa che sono pratiche non collegate alla contabilità. In entrambi i casi comunque hanno la colonna dell'intermediario valorizzata con la partita IVA di Verdi Antonio, quindi si tratta di documenti di competenza dell'intermediario. Una particolarità per quanto riguarda gli F24. Allora, indipendentemente dal fatto che questi F24 siano generati dalla contabilità piuttosto che dei dichiarativi, diciamo, l'informazione dell'intermediario non viene mai valorizzata. Quindi si possono verificare due casistiche. Allora, o la riga con gli asterischi, quindi significa che sono delle deleghe che derivano dai dichiarativi, quindi da pratiche che non sono associate alla contabilità. Quindi hanno, come vi dicevo, siccome l'intermediario non viene mai salvato, hanno la colonna vuota dell'intermediario, ma hanno anche la colonna azienda vuota.
Vedete, se entriamo nell'F24, un dettaglio tipo documento, vedete, entrambe le colonne sono vuote. Quindi F24 generate dai dichiarativi, da pratiche che non sono collegate alla contabilità. L'altra casistica, invece, può riportare la sigla dell'azienda, quindi sono delle deleghe che sono state generate dalle stampe fiscali, quindi dalla contabilità, oppure derivano da una dichiarazione. In entrambi i casi, comunque, l'intermediario non è valorizzato. Se entriamo, ad esempio, nella 15, in dettaglio tipo documento, ho questi F24 dove nel primo, sotto la colonna azienda, viene riportata 15, significa che è appunto una delega che è generata dalla contabilità, mentre quelle che riportano la sigla di R significa che sono deleghe generate dal dichiarativo, dall'unico, che però è collegato all'azienda A15. Allora, per quanto riguarda l'invio del cruscotto conservazione commercialista, diciamo, le regole sono le stesse che avete visto con il cruscotto conservazione documenti, ossia, nel caso in cui c'è un documento di tipo PDF, quando viene effettuato l'invio, in automatico viene trasformato in PDF A. Viene poi effettuato un controllo sul tipo file, quindi queste sono diciamo, le estensioni che sono ammesse. Poi vengono creati distinti pacchetti di invio, sia per quanto riguarda ogni tipologia di documento, ma anche per ogni azienda, e viene generato anche il file di accompagnamento dei dati. Vengono poi inviate tutte le pagine o l'ultima revisione del documento e viene controllato che siano presenti tutte le informazioni relative all'intestatario, quindi ragione sociale oppure cognome, nome, partita IVA e codice fiscale. Quando il documento viene inviato al conservatore esterno, poi con il pulsante Aggiorna stati si ha la possibilità di verificare in che stato quel documento si trova rispetto al processo di conservazione. Quindi, da inviato, il pacchetto può essere portato ad accettato e quindi poi successivamente anche in conservazione piuttosto che rifiutato. Una cosa. Questo passaggio di stato nel programma non viene visualizzato in automatico, quindi mi raccomando, dovete fare aggiorna stati. Se per caso un pacchetto è rifiutato, il programma riporta lo stato dell'invio R con il relativo numero di pacchetto e poi con il pulsante motivo rifiuto la possibilità di visualizzare qual è la motivazione che ha portato Intaxi a scartare il pacchetto. Quindi sulla base di questo si potranno effettuare poi le diverse azioni correttive e effettuare un successivo invio. Abbiamo visto quindi come il commercialista può inviare in conservazione i documenti, copie dei dichiarativi piuttosto che delle sue aziende clienti. In alternativa, potrebbe anche operare direttamente all'interno del cruscotto conservazione documenti delle singole aziende di cui tiene la contabilità. Quindi entrare ad esempio all'interno della GTR, che è un'azienda per cui tiene la contabilità, e tramite cruscotto conservazione documenti andare ad effettuare l'invio in conservazione. Una cosa, vedete in calce nella videata viene riportata la dicitura SP depositario, che significa spazio depositario. Questo ha testimonianza del fatto che il servizio di conservazione sostitutiva è stato acquistato dal commercialista, per cui indipendentemente dal fatto che il commercialista lavora dal cruscotto commercialista piuttosto che dal cruscotto conservazione documenti delle singole aziende, lo spazio che viene utilizzato è sempre quello del commercialista. Come vi avevo anticipato prima, quando vengono create le aziende clienti su Entaxi, non vengono scaricate le deleghe, perché vi dicevo, valgono quelle che ha firmato il commercialista nel momento in cui aveva creato la sua azienda su Entaxi. Una possibilità, diciamo, per tutelarsi anche è quella di far firmare le proprie aziende cliente questo attestato di conservazione digitale. È un documento che è stato redatto da Intaxi che consente appunto, autorizza, diciamo, il commercialista a inviare in conservazione determinati documenti per conto del cliente. Quindi, nel menu, quello dove potete stampare la tenuta delle scritture contabili, quindi da stampe
aziendali e raggruppamenti vidimazioni, dichiarazione tenute e scritture contabili, è stato introdotto un ulteriore modulo, conservazione digitale dei documenti. Basta semplicemente andare ad indicare ciò che verrà inviato in conservazione dal commercialista e alla conferma verrà stampato appunto questo attestato che dovrà essere fatto firmare alla propria azienda cliente. Finalmente tutte le informazioni vengono prelevate dall'anagrafica dell'azienda. Vedete, libro giornale, libro inventario sono le spunte che avevo indicato, firma del cliente, timbro e firma dello studio per accettazione. Allora, come ultima slide è stata riportata questa tabella dove si è cercato un attimo di spiegare cioè, per quale partita IVA bisogna acquistare il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti. Allora, nel caso in cui uno dispone di un Mixal senza redditi, il servizio di conservazione degli altri documenti deve essere acquistato per la partita IVA della singola azienda di Mixal. Se invece si ha un business pass e si acquista lo spazio per la conservazione, diciamo che si vogliono conservare tutti i documenti dell'azienda studio piuttosto che le copie dei dichiarativi di cui il commercialista ha competenza, allora il servizio di conservazione altri documenti deve essere acquistato per partita IVA del commercialista. Poi si possono verificare in business pass due casistiche. Allora, una dove è l'azienda cliente che risulta depositaria delle proprie scritture contabili, quindi fa tutto lei, diciamo. In quel caso il servizio di conservazione e altri documenti deve essere acquistato per la partita IVA di quell'azienda. Se invece come depositario delle scritture contabili è il commercialista, a quel punto il servizio di conservazione deve essere acquistato per partita IVA del commercialista. Nel caso in cui come depositario effettivamente ho il commercialista, ma nell'azienda era già stato acquistato il servizio di conservazione e altri documenti per la singola azienda, a quel punto prevale questo, nel senso, indipendentemente dal fatto che è stato riportato come depositario il commercialista, lo spazio che verrà utilizzato è quello della singola azienda.